Totti penso che l'anno scorso abbia evidenziato poi che il modo di gestirlo correttamente è quello lì. Poi è chiaro che dipenderà da quello che lui mette in pratica, perché per esempio l'anno scorso ha evidenziato che poi poteva essere usato anche un pochino di più per quello che sono stati i risultati. Ma come non ero d'accordo quando qualcuno lo voleva obbligatoriamente in campo tutte le partite, non sono d'accordo adesso con chi ha cominciato a scrivere che questo è il suo ultimo anno. Perché? Volete fare il tour dell'ultima partita di Totti, dell'ultimo stadio, dell'ultimo avversario? Eh? Vi garba così? Non ero io, non sono io quello che può dire quando Totti smette, l'ho sempre detto. Assolutamente non potete essere voi. Eh? Ma a me non me ne importa niente, poi c'è il suo pensiero, c'è il tuo pensiero. Lei può riportare quello che dice la Roma e può mettere come tante volte mette il suo pensiero, come Dubaldo. Il suo pensiero, poi si viene al pensiero di Dubaldo. Ok, ma la società ha detto questo, che è la società. Per quanto mi riguarda, Totti deve avere la possibilità di continuare a giocare. Perché ora scrivete che deve smettere per forza? Lo volete far smettere? Tu lo vuoi far smettere? Sì, tu e Dubaldo lo vuoi far smettere. Dubaldo lo vuol far smettere, Dubaldo vuol far smettere Totti. Perché lo scrivi? Scrivi e sarà l'ultima stagione. Ah, quando ti fa comodo usi il comunicato, quando non ti fa comodo, Dzeko via se fa gol Totti. Perché Dzeko via se fa gol Totti? Come no? Come no? Quando ti fa comodo scrivi dei 73 collaboratori. Io ce l'ho. No, non 73, ma 23 soli. Va bene, comunque, finiamo di Totti, poi si viene a codesto fatto così. Secondo me il tempo che intercorrerà da quando Totti vuole smettere di giocare all'ultima partita sarà breve, non sarà forzatamente un anno, perché lui deve poter smettere quando gli pare, come ho sempre detto io. Poi io guardo come si comporta, ma perché non lasciargli la libertà a un giocatore e dovergli caricare la responsabilità che questa è l'ultima partita, questo è l'ultimo campionato? Chi? Io? Io lo dico anche a te, a Pallotta, ai parenti di Pallotta, lo dico a tutti. Ecco il mio pensiero. Tu mi hai attaccato perché io dovevo essere quello che lo voleva far smettere. È scorretto. Come ora ti dico, sei altrettanto scorretto nel dire che Totti a fine stagione deve smettere. È il campionato che lo decide, come il mio contratto, è il campionato. Non è una notizia scrivere, eh? No, ma il comunicato è un comunicato. Tu riporti il comunicato e poi dici quello che è il tuo pensiero. Come io ho detto che non vado a sindacare su quando deve smettere lui. È una notizia che Totti deve smettere a fine anno, secondo te? Secondo me è più il desiderio di quelli che lo scrivono. Voi avete il desiderio che lui smetta. Secondo me è così. Oh, ognuno scrive che gli pare. Tu hai il desiderio che lui smetta, se no non diresti così, non scriveresti così che lui deve smettere a fine anno. Io non l'ho mai detto, l'anno scorso non lo dirò neanche quest'anno. Per me Totti ha la possibilità di giocare un altro campionato. Dipende da quello che fa quest'anno. Se lui viene come ora, se viene quando lo chiamo, se è in panchina, se non gioca, viene, si allaccia agli scarpini e va dentro, velocemente lui viene usato sempre di più e se fa quei numeri, se fa quello che ha fatto, nessuna preclusione. Prossimo anno, come lui non c'è nessuno, per cui se ha ancora nelle caratteristiche quelle di poter aiutare la Roma, i risultati della Roma, Totti gioca. Ma te lo dico seriamente. Non è quello che gli state preparando la cosa corretta. Dovete
Voi gli state preparando il ciondolino di portarlo in giro per i campi, a farlo vedere nei musei, a fargli vedere gli ultimi stadi. Sì, vi state preparando questo, che è scorrettissimo, Dubaldo. È scorrettissimo. Hai belle scritto 20 volte che Totti smette a fine anno. Io non vengo dietro a quello che è il vostro la società, ma la società dei 23 collaboratori l'ha scritto la società, te l'ha detto la società, è un tuo pensiero. Io ce l'avevo 7-8 amici al bar che non sapevano dove passare le vacanze e gli ho detto, non aveva mai visto Pinzolo, gli ho detto venite con me a Pinzolo, perché poi a un paio gli aveva prescritto anche il dottore, gli aveva detto andate in montagna e l'ho portati. Poi c'era il mio biscugino Guidino che dice venga anch'io, no, ma ti do una mano, per te non c'è spazio. E lui non l'ho portato, però quelli che ha portato la società, che ha consentito di portare, sono tutti dei professionisti scelti, dei grandissimi professionisti. Dei grandissimi professionisti che danno una mano, per esempio, i miei due collaboratori che ho portato l'anno scorso e tre con quello che ho portato quest'anno, due più uno quest'anno, per cui fino a questo momento qui erano due, perché quegli altri erano tutti della Roma, sono uno staff importante che la società ha fatto bene a crearsi, che gli permette di gestire e non dipendere poi dall'allenatore, da quelli che porta l'allenatore, sono scelti da loro, sono fidati di chi veramente deve gestire le cose per il bene della Roma, deve farle in profondità. Guidino l'ho lasciato a casa, non l'ho portato nonostante mi dicesse che mi avrebbe dato una mano. E quest'anno sono tre, tutti allenatori di Serie A, perché quello ha allenato poco, Pane ha allenato nazionale a livello di sci, ha vinto campionati, Baldini ha allenato in Serie A, in Serie B, Domenichini ha allenato la primavera di due o tre squadre di Serie A, Siena, Empoli, primavera che è un ruolo importante, che secondo me è il meglio del mondo. Domenichini lo cambierei solo per Carlo Ancelotti, se viene Carlo Ancelotti in sostituzione lo cambio, se no tengo Domenichini sempre come secondo, di una qualità impossibile per altri nel ruolo di secondo avere la sua qualità. Però perfetto, ora vedo se il prossimo anno rifirmo e al bar giù ce ne sono altri 7-8 e vogliono venire, vedo se porto anche loro. Ma di Totti smettere di giocare è il vostro desiderio, non il mio, siete voi che ora avete incominciato questa manfrina per distruggerlo psicologicamente. Sì, perché quando uno va a giocare una partita, essendo l'ultima, non è nelle condizioni ottimali, come te che tu devi scrivere l'ultimo articolo del tuo giornale. Vedrai che sei turbato, perché poi che cosa vado a fare e che cosa non vado a fare. E mi avete fatto un culo così, addossandomi la responsabilità di Totti, e siete i primi a scrivere, mentre io non lo dico neanche ora che questo sarà il suo ultimo anno. Siete voi che lo volete far smettere. La fate a giocare, quello è un altro discorso che non ti riguarda, quello riguarda me e io lo uso, e il risultato dell'anno scorso ha fatto vedere che quello che l'ho gestito nella maniera giusta. Ora si vedrà quest'anno, però a me lo dice lui in base a come viene, in base a quelle che sono le intenzioni nei confronti della Roma e dei risultati della Roma. È quello. Secondo me sicuramente. Perché no? Perché no? Prego? Questo è un discorso che riguarda lui, che riguarda me quando ce lo mando, e si valuterà. Di volta in volta si può approfondire il tema, perché io vengo volentieri quest'anno ad approfondire questo tema. Siete partiti in salita, perché lo volete far smettere. Per me sì, caro mio.
Mi sembrava averlo detto in tutte le sale. Ma tu non sei un giornalista attento, perché tu da giornalista tu dici questo è il comunicato di Pallotta, guardiamolo quante partite ha giocato, che cosa ha fatto. Secondo me deve giocare di più. Ma non per quello che è il tuo pensiero, perché te lo fai giocare di più per altri pensieri tuoi che non sono i miei. Quello dell'allenamento, di quello che viene fuori in partita per il rispetto della squadra, per il rispetto di tutti, di scegliere nella maniera giusta in base a quelle che sono le potenzialità che si evidenziano, che sono sotto gli occhi di tutti. E io farò questo. Perché a lui non gli do niente, ma stai sicuro che non gli toglierò niente. Lui mi dà un centimetro, gli ridò un centimetro, lui mi dà un metro, gli ridò un metro, lui mi dà metà campo, io gli ridò metà campo. E per me non smette quest'anno. E Pallotta può scrivere o può dire quello che vuole, il mio pensiero è che lo deciderà il suo comportamento dentro le partite quest'anno, se smette o se non smette, perché quella è la maniera giusta che un giornalista bravo può andare a considerare e a tirar fuori come tema. Ora no, tutti allineati che gioca l'ultima partita contro al San Paolo, gioca l'ultima partita, andiamo a vedere andiamo a San Paolo, facciamogli vedere il vulcano perché è l'ultima volta che ha la tuta della Roma che può vedere il vulcano, poi andiamo a Milano, andiamo. Queste manfrine qui che ti fa comodo scrivere, però tiriamole in evidenza che tu scrivi per fare manfrina. La cosa reale è che Totti deve giocare se si merita di giocare anche il prossimo anno. Punto. No, quello che sono risultati, dico, è chiaro, potevo farle entrare 5 minuti prima qualche partita, perché. Io le scorie del passato rimangono, se c'è scoria e non vedo chi te l'abbia detto, ma tu sei un informato. Sì, ma quando parli di scorie di Sabatini, tu sei un amico di Francesco, sei un amico di Vito, per cui probabilmente ne sai più di lui, per cui se ce lo dici a tutti siamo tutti più. Ho capito, Sabatini, va chiesto a Sabatini, me lo dice a me. Io guardo il campo, quando lui ha fatto bene l'ho usato, quando è venuto e voleva entrare velocemente l'ho fatto entrare. Non ho niente contro nessuno io, affinché sia in direzione Roma, come club e come risultati. A me non mi fa il prossimo contratto. Totti nel terzo anno mi sembra abbia vinto Pallone d'Oro, abbia fatto 25 gol in una stagione quando ci sono la Scarpa d'Oro, scusa, Scarpa d'Oro, abbia fatto 25 gol, via dicendo. L'anno dopo io sono andato via. Sì, no, non c'ero io. Sì, è vero, c'ero anch'io, eravamo in tanti. Lui ha vinto quello, i meriti sono suoi, però non ha salvato quella che è la mia posizione. Se la Roma, anziché arrivare sesta, il quarto anno arrivava seconda, ma era arrivata gli anni precedenti, quello era il risultato che mi riguardava. Per cui è quello fondamentale per me e per tutti quelli che lavorano nella Roma. È sempre la squadra e sono i risultati della squadra. Secondo me si può andare avanti. Ora su Totti viene bene perché vedi, guarda, è un casino, guarda come si affretta a trascrivere. A riscrivere l'articolo. Grazie, la prossima volta saremo più lunghi, state tranquilli.